Carla Cei, lei è di Monserrato, ha 51 anni. Suo figlio di 25 è seguito all'AIAS perché? Perché è nato con un'idrocefalia congenita e una agenesia del corpo calloso. Ha frequentato tutte le scuole dove era possibile, gli è stato dato un attestato di frequenza alla quinta superiore e da lì ce lo siamo ritrovati catapultato a casa che non sapevamo dove portarlo. Allora l'unica soluzione, oltre all'ANFAS che non l'ha accettato, abbiamo fatto la richiesta qui all'AIAS Qui dove all'AIAS sta. che cosa fa Lui esattamente? fa il diurno, frequenta il diurno qui al Poetto, Cosa gli fanno fare? fa delle attività, fa la fisioterapia, insomma, segue certe regole là dove a casa non potremmo fargli seguire perché stando tutto il giorno a casa sarebbe deleterio per lui. Io A proposito, lei che lavoro fa? sono casalinga al Suo momento, marito? mio marito fa il commerciante. Attualmente, quindi per voi è impossibile tenere vostro figlio a Eh casa? sì, perché mio marito lavora 7 giorni su 7, io seguo la famiglia, seguo questo ragazzo e non avrei altro modo dove portarlo se non qui Ci sono all'AIAS. già delle difficoltà, delle restrizioni? Per adesso non ne abbiamo riscontrato perché grazie all'AIAS siamo ancora coperti fino al 31 dicembre, poi dal 31 dicembre non sappiamo di che morte dovremo morire. È lei che appello lancia? Io lancio un appello alla Regione che si metta prima di tutto la mano sulla coscienza per questi ragazzi, che faccia il suo dovere, che dia i soldi là dove sono dovuti. Tutto qui, cioè che dove noi anche noi famiglie possiamo avere la tranquillità di poter portare i nostri ragazzi nel centro, dove i lavoratori siano pagati e svolgano il loro lavoro, già lo svolgono senza essere pagati molto dignitosamente, devo dire la verità, però Col cuore, possiamo dire. sì, lo stanno facendo col cuore, quelli che ci sono lo stanno facendo col cuore, perché stare 11 mesi senza stipendio non so a chi convenga venire a lavorare, però loro lo stanno facendo ancora col cuore.